Grazie, buongiorno a tutti. La mia relazione, come vedrete, si connette alle due che mi hanno preceduto, quella di Luca Baldissara, che ha parlato soprattutto di resistenza armata, e quello di Gabriella Gribaudi, perché parlando di resistenza civile il ruolo delle donne viene sempre in primo piano. Io partirei da questa constatazione che la resistenza civile è ormai entrata nel discorso pubblico sulla resistenza. Non c'è ormai commemorazione ufficiale in qualsiasi parte, ne sentite già molte, che non tenda ad ampliare il discorso sulla resistenza, dicendo che appunto per resistenza bisogna intendere non solo la resistenza in armi, ma anche quella senza armi. Ora, la cosa potrebbe anche essere vista con favore se non fosse che spesso si tende a contrapporre la resistenza civile alla resistenza armata, considerando questa seconda, la resistenza armata, foriera di violenza e sostanzialmente controllata dai comunisti, mentre la prima, la resistenza civile, sarebbe l'espressione più autentica di virtù civiche della società italiana, di una società innervata dalla tradizione caritatevole della Chiesa Cattolica. E tuttavia non è solo un discorso di uso pubblico della storia che fa sì che oggi la resistenza civile sia così, scusate il termine, di moda e contro la resistenza armata. In un recente lungo saggio, 200 pagine, Mario Mirri, l'ex ex partigiano e il marietto dei piccoli maestri, e già ordinario di storia moderna a Pisa, in un libro che è stato pubblicato, intitolato L'impegno di una generazione, il gruppo di Lucca dal liceo Machiavelli alla normale nel clima del dopoguerra, partendo dalla manifestazione di protesta di 25 studenti del liceo classico Machiavelli di Lucca il 17 dicembre 1943, sostiene che bisogna dare una maggiore attenzione alla resistenza civile contro quello che lui chiama il nuovo revisionismo di sinistra. Il nuovo revisionismo di sinistra sarebbe rappresentato da studiosi come Pavone o Rusconi, che hanno approfondito il tema della zona grigia o dell'area dell'attendismo, e da tutta la storiografia della guerra civile, delle stragi, con la sua sottolineatura delle memorie divise. Secondo Mirri, a questi studiosi che hanno sottolineato la ristrettezza di consenso verso la resistenza, questi studiosi finiscono con l'approdare a un altro paradigma che lui chiama quello dell'antifascismo minoritario, e a ciò contrappone, sulla scorta di Anna Bravo e Santopelli, una, cito, resistenza molto più diffusa, multiforme e mutevole, che è appunto quella civile, che quindi metterebbe radicalmente in discussione i concetti di zona grigia e di attesismo. Per quanto riguarda le memorie antipartigiane, secondo Mirri, esse indicano, e cito ancora, un modo diverso di concepire il tipo di comportamento da scegliere all'interno di una comune valutazione di opposizione alla pesante occupazione tedesca, di rifiuto alla scelta della lotta armata. E quindi lui parla qui di resistenza passiva. Ora, in questo mio intervento io vorrei prima puntualizzare in che senso dobbiamo parlare di resistenza civile. Scusate se forse per alcuni di voi le cose che dirò saranno scontate, cercherò di analizzare con più precisione di quanto non avvenga, per esempio, studio di Mirri, il concetto di resistenza civile per come viene fuori dagli studi di Semelen soprattutto, e poi dalle puntualizzazioni per l'Italia di Anna Bravo e Santopelli. E poi cercherò di analizzare alcuni casi di resistenza civile, cercando di vedere come anche per questi casi spesso l'uso del termine, nel senso filologicamente esatto che cercherò di definire, è problematico. Partiamo dal libro che ha introdotto il termine di resistenza senza armi nel dibattito storiografico, quello di Semelen, che esce nell'89 in Francia e viene pubblicato in Italia nel 1993. Per Semelen la resistenza civile è composta soprattutto, si
tratta soprattutto di scioperi, manifestazioni di protesta provenienti dalle chiese, dalle corti di giustizia, da organismi educativi, sanitari o culturali, ma anche di movimenti di disubbidienza al servizio del lavoro obbligatorio. Ne possono certo mancare le principali azioni volte ad assistere e a salvare gli ebrei. Di rado, dice Semelen, questa resistenza fu aperta direttamente contro le forze di occupazione, poiché non possedeva i mezzi per cacciare le forze di occupazione dal territorio. La finalità di questa lotta spontanea fu piuttosto quella di preservare l'identità collettiva delle società aggredite, cioè i loro valori fondamentali. La resistenza civile inaugurò molto spesso la lotta per l'affermazione di una legittimità ribelle all'ordine dell'occupante e dei suoi collaboratori, una legittimità che sarà progressivamente incarnata dall'insieme delle forze costitutive armate o meno della resistenza. Si tratta quindi A. di fenomeni di opposizione collettiva, B. espressioni di una volontà di non cedere alla dominazione dell'aggressore e di un atteggiamento radicale di non cooperazione e di confronto con l'avversario. C. di una capacità della società civile di resistere da sé attraverso la lotta delle sue principali istituzioni o attraverso la mobilitazione delle sue popolazioni o ancora con una combinazione di entrambi i fattori. D. ha due componenti, una istituzionale, delle istituzioni che strutturano la società e che rappresentano il potere politico legittimo, oltre che di partiti, chiese, sindacati, associazioni, quali rappresentanti costituiti dei diversi gruppi di interesse e correnti d'opinioni. La seconda componente è la mobilitazione spontanea delle popolazioni, ad esempio attraverso scioperi, manifestazioni, azioni di disubbidienza civile. Teoricamente, conclude Semelen, si può dire che la figura completa della resistenza equivale a una mobilitazione dialettica dall'alto e dal basso della società, secondo una strategia di non cooperazione. Tre altri elementi, secondo me, caratterizzano la definizione di Semelen. La resistenza civile può essere complementare o meno alla lotta armata. Lui decide di analizzare soprattutto le forme di resistenza civile autonome rispetto alla lotta armata, ma non la contrappone assolutamente alla lotta armata, poiché appunto molti altri esempi che esulano dal campo della sua ricerca sono di una resistenza combinata o integrata con obiettivi bellici. Ha un forte carattere nazionale, direi quasi patriottico, perché è la reazione di società occupate dai tedeschi, ed è efficace rispetto alle condizioni storiche dell'occupazione. I casi storici che Semelen affronta nel suo volume sono casi di forme generali di boicottaggio, il lavoro rallentatore, la stampa clandestina, l'infiltrazione delle amministrazioni, mobilitazioni di popolazioni con varie manifestazioni, disubbidienza civile di massa come il rifiuto del servizio del lavoro obbligatorio in Francia dal 43 al 44, movimenti di resistenza professionale, analizza soprattutto la lotta dei medici olandesi, la lotta degli insegnanti norvegesi, l'insegnamento clandestino in Polonia, movimenti di assistenza agli ebrei, mobilitazioni istituzionali, varie proteste delle chiese della Germania, dei Paesi Bassi, di associazioni della Norvegia e così via. E poi non cooperazione totale, la resistenza al colpo di Stato di Quisling, la posizione dello Stato norvegese, le dimissioni della Corte Suprema di Norvegia, le dimissioni della Chiesa norvegese, le dimissioni del governo danese. Ora, questo tipo di resistenza, che ripeto, per Semelen, il suo scopo non è quello di vincere l'occupante, ma di sopravvivere affermando la propria dignità, la propria identità, forse anche attraverso manifestazioni simboliche, va
va sottolineato che la sopravvivenza di cui parla Semelen non è quella di singoli individui, ma delle strutture elementari di una società nazionale. Per questo ho detto che nel suo volume c'è una forte enfatizzazione di questo carattere nazionale della resistenza civile. E Semelen anche la colloca in un periodo ben preciso dell'occupazione tedesca. Dice che tende a venire meno negli ultimi anni dell'occupazione tedesca, quando la radicalizzazione di questa occupazione lascia sempre più spazio alla resistenza armata come unica resistenza possibile. Commentando queste affermazioni, Santo Pelli, che nel suo libro sulla resistenza in Italia del 2004 dedica un capitolo alla resistenza civile, nota giustamente che, accettando la rigorosa impostazione di Semelen, l'Italia viene tagliata fuori completamente dalla resistenza civile. E i motivi sono evidenti: fino al 1943, al settembre del 1943, non vi è ovviamente una resistenza civile. Non vi sono, anche dopo il 1943, autorità politiche legittime che possano promuovere e dare prestigio e in nome delle quali si possano compiere atti di resistenza civile organizzata. La legittimità del re e del governo Badoglio sembra piuttosto un accorgimento diplomatico degli alleati che qualcosa di sentito e interiorizzato nelle popolazioni che vivono sotto il giogo dell'occupazione tedesca. La Chiesa in Italia, nelle sue gerarchie, ha adottato una vocazione di pacificazione e non certo di incitamento alla resistenza. Manca questa forte coesione sociale e le tradizioni di autonomia della società civile alle quali Semelen fa riferimento, parlando dei casi che lui prende in considerazione, che sono soprattutto appunto Belgio, Francia, Paesi Bassi e Norvegia. Conclusione, secondo lo stesso, ecco, dice Pelli, diffuso aiuto agli sbandati, preziosa testimonianza di umana solidarietà, si presta assai poco a essere interpretato esclusivamente alla luce della categoria di resistenza civile. La conclusione di Pelli è che un uso allargato e critico di questa categoria rischia di favorire ricorrenti propensioni autoassolutorie, cioè appunto in Italia in realtà forse la resistenza armata, come dice Mini, è stata minoritaria, ma la resistenza civile ha caratterizzato i due anni di occupazione tedesca. Anche a proposito della renitenza alla leva, di cui già parlava in alcuni casi, soprattutto quelli appunto del Non si parte, Gabriella Gribaldi, egli parla di disobbedienza di massa, ma precisa correttamente che il rifiuto di combattere per Hitler e per Mussolini non coincide necessariamente con una scelta consapevole antifascista, anche se a volte sfocia nell'adesione a una banda armata. Se è vero per Pelli che nella renitenza e diserzione la resistenza trova la sua base di massa, è anche vero che la maggior parte dei renitenti non diviene partigiana. Anna Bravo, da parte sua, pur ampliando di molto rispetto allo schema di Semelen i comportamenti di resistenza civile, soprattutto quelli delle donne, ricorda che comunque, rispetto a una casistica di atteggiamenti molto varia, resta necessario lo spartiacque dell'intenzione della funzione antinazista. Questo lo dice nel suo saggio sulla resistenza civile pubblicato nel Dizionario della Resistenza, curato da Collotti, e sostiene che a causa del ventennio fascista la resistenza civile italiana appare particolarmente discontinua, meno strutturata, meno politica di quanto non sia in Francia, Danimarca e Olanda, mentre sono più importanti in Italia iniziative informali di piccolo raggio che spesso sono state ricomprese nella categoria seducente quanto vaga di spontaneità, quei comportamenti fondati su parentele, quartiere, caseggiato, parrocchia, comunità, precisamente gli ambiti in cui le donne sono storicamente più presenti e autorevoli. La relazione di Gabriella ce ne ha fornito numerosi esempi. Ritornando sull'argomento del 2004, in atti di un convegno che ricostruisce un momento autentico di resistenza civile a Carrara,
la manifestazione delle donne dell'11 luglio del 1944, che riesce a far ritirare l'ordine di evacuazione emesso il 7 luglio dal comando militare tedesco della città, rilevava il pericolo che la resistenza civile fosse presentata come un fenomeno indistinto buono a legittimare qualsiasi condotta, era la stessa preoccupazione che esprimeva Santo Peli, o diventasse il blasone dello schieramento cattolico, e articolava il concetto accostandovi quello di manutenzione della vita. Pur essendovi tra i due atteggiamenti molti punti in contatto, in comune, in particolare che entrambi si pongono nell'ottica della riduzione del danno, la resistenza civile parte, dice Anna Bravo, da una precisa scelta di campo, così come in Semelen. Bravo individuava due linee nel dibattito tra le storiche: resistenza civile con un taglio, dice, più selettivo, che sottolinea l'intenzione e la funzione antinaziste, lo spartiacque appunto di Semelen, o una posizione più comprensiva che usa termini come resistenza quotidiana, privata, interna, psichica, per indicare quella lotta e quel lavoro, per sottolineare lo sforzo di tenuta psicofisica, l'impegno per sopravvivere e far sopravvivere. Dal canto suo evidenziava il pericolo che l'ampiezza del concetto rischiava di calare le donne in una massa ancora indistinta, e faceva alcuni esempi di quelli che per lei erano resistenza civile: quella dei deportati e delle deportate, quella degli IMI, degli internati militari italiani, quella degli impiegati pubblici che fornivano lasciapassare i falsi, o degli steratori del Verano che disseppellivano i corpi dei fucilati che erano stati seppelliti in modo che restassero anonimi, fosse comuni, per cercare di scoprirne l'identità a futura memoria. Aggiungerei la resistenza organizzata contro gli ordini di evacuazione, come quella di Carrara, appunto, della quale vi ho già parlato. Per altre forme di disobbedienza, la Bravo parla piuttosto di manutenzione della vita, e vorrei ricordare che Todorov, in un altro libro rispetto a quello citato da Gabriella, Di fronte all'estremo, dice: c'è una differenza, e tutti i soccorritori la conoscono, tra il rischiare la propria vita per una famiglia ebrea sconosciuta e il dar da mangiare ai propri figli. Vorrei ora, dopo questa messa a punto, esaminare alcuni esempi di resistenza civile e vedere quali problemi interpretativi si pongono. E intanto partiamo da esempi di resistenza civile di religiosi. In particolare da quello che è stato indagato in un bel libro da Gianluca Furbetti, dei frati della Certosa di Farneta. La Certosa di Farneta è un convento a pochi chilometri da Lucca, che fu rastrellato tra il 1 e il 2 settembre del 1944 dall'SS. 12 frati furono catturati e furono fucilati tra il 7 e il 10 settembre. Il motivo per cui la Certosa fu rastrellata è che era diventato un rifugio per numerose categorie di persone in fuga. Vi erano gli ebrei, naturalmente, ma vi erano anche fascisti repubblicani che avevano abbandonato il loro campo. Per esempio vi era il questore di Livorno della Repubblica Sociale, che si era rifiutato di scappare verso il nord e si era rifugiato nella Certosa, e vi erano anche i partigiani. La cosa interessante di questo caso è che dopo la guerra i frati della Certosa, che appunto sono da un mio punto di vista un esempio classico di resistenza civile, furono nel dibattito locale accusati di essere stati imprudenti. Ecco, in fin dei conti il discorso era: se la sono meritata, se stavano più attenti e accoglievano meno gente, perché c'era un po' un via vai che era stato alla Certosa notato da qualcuno che l'aveva riferito ai tedeschi, si sarebbero salvati. E in particolare la cosa che fu loro attribuita come
non colto, ma insomma come elemento che aveva di imprudenza, era stata l'accoglienza data ai partigiani. Nella Certosa furono trovati 4 partigiani feriti e questi 4 partigiani furono espulsi dalla memoria collettiva. Si tese a non parlarne, quasi che la loro presenza in qualche misura giustificasse l'atteggiamento tedesco. Ancora un esempio lucchese: la rete per il salvataggio degli ebrei, diretta dal pisano Giorgio Nissim, responsabile della rete clandestina della Delasem, che si appoggiava a Lucca, alla congregazione degli oblati del Volto Santo, col pieno appoggio dell'arcivescovo Monsignor Torrini. È una rete transprovinciale che ha rapporti che vanno da Genova a Firenze, Pisa, Livorno, Lucca, e che salva all'incirca 800 ebrei. Sono esempi di resistenza civile, in quanto si oppongono a una delle condizioni di fondo dell'occupazione e dell'ideologia della Repubblica Sociale Italiana, l'antisemitismo e il razzismo ufficiale, e mettono in atto comportamenti discordi e di disobbedienza efficaci in quanto organizzati attraverso reti. Eppure dobbiamo articolare, credo, ulteriormente il discorso. Proprio riflettendo su questo caso, quello della rete degli oblati del Volto Santo, in un intervento intitolato Chiesa, guerra e resistenza, Bruna Bocchini Camaiani ha evidenziato la complessità di motivazioni che stanno alla base di atteggiamenti di presa di distanza della Chiesa dal regime. Alla sacralizzazione della politica del fascismo si risponde con una politicizzazione della religione. In quella che Luigi Garapini, in una introduzione a un libro curato da lui stesso, da Gustavo Corni, Andrea Zannini e Alberto Cuvoli sulla Repubblica Partigiana della Carnia, definisce un grande disegno di riconquista del mondo moderno da parte della Chiesa. Nell'atteggiamento della Chiesa, sottolinea la Bocchini Camaiani, c'è spesso il richiamo alla carità insieme all'ammonimento della pericolosità di atteggiamenti di vicinanza ai perseguitati, cioè ai partigiani, molto spesso agli antifascisti, e con ricorrente invito a rispettare le leggi vigenti e le autorità di fatto. In Toscana, l'esortazione della Conferenza Episcopale Toscana ai parroci a non abbandonare i fedeli fece sì che molti dei parroci abbiano condiviso le sorti delle loro comunità. Ma anche qui bisogna approfondire il discorso, perché non credo che l'atteggiamento dei parroci che restano nelle loro comunità e spesso pagano anche con la vita questa loro scelta possa di per sé definire un esempio di resistenza senza armi. La carità non è di per sé resistenza civile all'occupazione, anche se spinge in determinate circostanze a entrare in contrasto con le autorità. Sempre la Bocchini Camaiani ci dice che per capire il comportamento dei vescovi e di gran parte del clero non si può sottovalutare il fatto che proprio in nome della loro responsabilità pastorale si sentissero chiamati ad assumere atteggiamenti e a dare indicazioni politiche e sociali ai fedeli, per cui la categoria di resistenza civile, pur molto utile per comprendere situazioni complesse, non è sufficiente a esprimere quelle prospettive nelle loro ampiezze. E Fulvetti conclude il suo lavoro sulla Certosa di Farneta, che è pure, ripeto, un caso secondo me e anche secondo lui di resistenza civile, sottolineando che esiste una contraddizione quasi insanabile tra la volontà di mantenersi equidistanti dai contendenti in ambito militare e politico e la percezione crescente che sia invece necessario schierarsi, quantomeno dalla parte delle proprie comunità colpite dalla violenza. Se alcune figure di sacerdoti come Don Arturo Paoli a Lucca o Don Angeli a Livorno evidenziano una partecipazione significativa, anche se numericamente molto minoritaria, del clero alla resistenza, è indubbio che in altri l'impegno di difesa delle comunità rimane all'interno di una tradizionale attività caritatevole. Se analizziamo un caso più ampio, nel senso che quello di un'intera diocesi, ben documentato, quello dei parroci della diocesi di Belluno e Feltre, a
analizzato attraverso le relazioni sul periodo 1943-45 scritte subito dopo la liberazione su richiesta dell'ordinario diocesano e poi pubblicate qualche anno fa, quello che emerge è proprio il tradizionale ruolo di mediatori dei parroci, che qualcuno ha detto sono dei mediatori spontanei delle loro comunità. Concorde in queste relazioni è l'atteggiamento, la descrizione dell'atteggiamento tedesco, un atteggiamento totalmente ostile verso le popolazioni, fatto di atti di violenza continua, rappresaglie, uccisioni discriminate, distruzioni, incendi di casa, depredazioni del territorio, senza nessun tentativo di promuovere una collaborazione dei civili e di ottenere, non dico il favore, ma almeno la neutralità dei civili nei confronti degli occupanti. Questo ruolo di mediazione di parroci però viene esercitato non solo verso i tedeschi, ma anche cercando di intercedere per persone accusate di collaborazionismo e invitando in continuazione i partigiani a una maggiore prudenza nei confronti di azioni che potessero coinvolgere in rappresaglie i paesi. Il parroco sente l'incolumità dei propri paesi come la missione principale in questi mesi, mentre questa non è e non può essere la missione principale dei partigiani, anche se sul tema delle rappresaglie all'interno del mondo della resistenza armata vi è una discussione molto forte e le posizioni non sono certo unanimi e concorde. A volte queste relazioni ci restituiscono la percezione di una lotta tra due fazioni opposte, da un lato i partigiani, dall'altro i tedeschi e i fascisti, con la popolazione inerme nel mezzo a pagarne le conseguenze e il parroco che come difensore naturale della popolazione cerca di barcamenarsi tra le due fazioni. E questo ruolo di mediazione spinge a volte, non sempre, a un punto di osservazione al di sopra delle parti, spesso nutrito di pietà umana. In alcune di queste relazioni questo fatto è evidente, in altre meno, e vi è una più decisa presa di posizione a favore di una delle due parti in lotta, i partigiani, mai i tedeschi e i fascisti. Però tocchiamo un punto chiave di queste relazioni, l'immagine e la considerazione dei partigiani della lotta di liberazione. È una visione varia e questa varietà andrebbe attentamente contestualizzata nelle storie delle singole comunità locali. L'atteggiamento dei parroci dipende da un insieme di variabili, in particolare dalla configurazione politico-ideologica delle bande partigiane dei propri paesi. Laddove i partigiani erano espressione della realtà locale o appartenevano a formazioni composte soprattutto da ex ufficiali e soldati o facevano riferimento al mondo cattolico e si collegavano ai CLN locali con iniziative in qualche misura condivise da parte dei parroci, questi ultimi esprimono una piena condivisione e apprezzamento della lotta di liberazione. Molte sono le relazioni nelle quali invece compare un atteggiamento critico contro i partigiani, con varie motivazioni: compiono azioni inutili e dannose, poiché le conseguenze ricadono sulle popolazioni, le requisizioni di viveri sono considerate particolarmente pesanti e molto spesso le parole che i parroci usano per stigmatizzarle sono dure, arrivando a definire i partigiani ladri e rapinatori. I partigiani si lasciano andare a uccisioni di persone da essi considerate collaboratrici dei tedeschi o fasciste, accuse che spesso i parroci reputano immotivate o non sufficientemente provate. Spesso non consentono ai parroci di portare i conforti religiosi ai condannati a morte. La stessa argomentazione viene usata anche nei confronti dei tedeschi. Sono forestieri e comunisti. Le due cose spesso coincidono, visto la presenza di bolognesi nella resistenza di queste zone. E fonte di corruzione anche sul piano morale. L'atteggiamento critico è soprattutto lo citava Luca, il fatto dei bardi, che è un atteggiamento comune, è fortemente stigmatizzato dai parroci che ci riportano le norme di un mondo nel quale viveva una morale rigida e per il quale una festa da ballo era l'anticamera della dannazione dell'inferno. In nessuna di queste relazioni c'è
un discorso teorico a favore o contro la resistenza. Vi è la descrizione di fatti e di situazioni locali, di contesti differenti, che spiegano i diversi atteggiamenti dei parroci. In alcune è presente una duplice valutazione verso la resistenza, una prima fase viene considerata positivamente, perché appunto vi partecipano i locali e quindi è sotto in qualche misura anche il controllo del parroco. Poi arrivano i forestieri, che sono comunisti e atei e riescono a fuorviare i bravi giovani del posto che, attratti dalle sirene comuniste, si uniscono alle loro formazioni. Questo per dire che appunto in realtà il discorso è molto complesso, il tentativo che spesso si fa di dire che appunto i parroci nelle zone di guerra, laddove sono rimasti nelle loro comunità, sono un'espressione esemplare di resistenza civile, mi sembra andrebbe meglio articolato. Un esempio classico di resistenza civile indubbiamente invece è quello degli scioperi del marzo del 44, anche del marzo del 43, ma quelli sono resistenza antifascista, non resistenza contro l'occupante. È stato già sottolineato il valore di opposizione all'occupazione tedesca che oggettivamente questi scioperi assumono, al di là del fatto che avessero anche ovviamente motivazioni economiche, ma mi pare che la diatriba tra motivazioni economiche e motivazioni politiche sia ormai superata, nella considerazione che in quel contesto anche rivendicare un maggior attenzione alle proprie condizioni di vita aveva una forte valenza politica. Vorrei fare una sola considerazione su questi scioperi. Semelen scrive che le forme di resistenza civile, proprio per il loro carattere di massa, hanno spesso la capacità di bloccare risposte troppo drastiche da parte degli occupanti e anzi contribuiscono a evidenziare il manifestarsi nel fronte opposto di pareri discordi o veri e propri conflitti, contraddizioni in merito alle misure repressive. Ebbene, esaminando la reazione tedesca a questi scioperi, Lutz Klinkhammer ha sottolineato come, e cito, rispetto alla capacità dei tedeschi di attuare deportazioni e rappresaglie, queste misure devono senz'altro essere definite moderate, le misure prese dai tedeschi dopo, anche in rapporto alla politica nazionalsocialista di occupazione di altri paesi. Ricordo che furono deportati circa 1200 operai dopo gli scioperi. Inoltre si innesta una contraddizione interna all'occupante tra gli ordini draconiani di Hitler, deportare il 20% degli scioperanti, cioè all'incirca 70.000 persone, e la resistenza a questi ordini di Rahn, motivata proprio con il pericolo di un'insurrezione armata degli italiani se si fosse attuata quella misura e col conseguente crollo della produzione di armamenti a Torino. Un esempio di come in determinate circostanze la resistenza civile può in effetti raggiungere dei risultati, anche se lo stesso Klinkhammer dice che dopo quello sciopero il tempo degli scioperi era passato e la scena dello scontro si trasferì sui monti nella lotta partigiana. E abbiamo detto, lo stesso Semelen ritiene che dal 43 in poi gli spazi per la resistenza civile fossero molto diminuiti. Infine vorrei chiudere con qualche considerazione sugli internati militari italiani. I numeri sono ancora incerti, ma possiamo dire che degli internati militari italiani, che furono all'incirca 600-650.000 rispetto al circa i 725.000 che furono presi prigionieri da tedeschi, gli altri 125.000 o 75.000 a seconda dei calcoli aderirono subito alla Repubblica Sociale, vi fu all'incirca un 14% che decise di questi internati di schierarsi dalla parte fascista e con percentuali che vanno dal 40% degli ufficiali al 13% dei soldati. Vorrei anche citare il numero dei morti nei campi di internamento, che sono anche qui, la cifra è approssimata, non sono state fatte ricerche precise,
che furono all'incirca di 25.000 per le dure condizioni di vita o per anche esecuzioni in base a rivolte. Ora, a parte ultimamente, negli ultimi direi almeno 20 anni, dal 50° della Resistenza in poi, si sente dire appunto l'internato militare italiano è un esempio di resistenza civile. Lungi da me voler minimizzare l'importanza della scelta di chi decise di non aderire, ma come per chi decideva di aderire all'ASA, alla Repubblica Sociale, non deve essere necessariamente chi decise di aderire considerato un fascista, un sostenitore del Duce, considerazioni opportunistiche come la malnutrizione, la drammatica situazione degli alloggi, le condizioni climatiche, poterono spingere molti ad aderire, e poi non sappiamo il numero di coloro che una volta arrivati in Italia disertarono. Questa è una cifra che ci manca. Così io penso che anche per quegli ufficiali, sottufficiali, soldati che rifiutarono ogni tipo di collaborazione, il ventaglio delle motivazioni fu molto vasto e non può essere tutto ricompreso nella categoria di resistenza civile. Certo, il rifiuto si poteva basare, alcuni si basavano, nelle loro memorie, dette esplicitamente, su un'autentica convinzione politica antifascista, oppure su un'ostilità nei confronti dei tedeschi. In altri, soprattutto negli ufficiali, che peraltro furono coloro che aderirono in maniera più ampia, 40%, valeva il giuramento di fedeltà fatto al re. Però il rifiuto poteva anche risultare da una generica stanchezza generata dalla guerra, la stessa stanchezza che al sud appunto spinse alle rivolte contro la mobilitazione e la chiamata alle armi del governo Badoglio. Le loro speranze erano volte alla fine del conflitto e la loro disposizione nei confronti dei rappresentanti nazisti e fascisti erano un misto di profonda avversione, diffidenza, ma se le opzioni a disposizione degli internati militari erano limitate, il margine di azione che si avevano all'interno di questi limiti era considerevole e spaziava dalla resistenza al sabotaggio delle fabbriche di armamenti alla resistenza parziale, fino alla acquiescenza e alla collaborazione. Ebbene, le testimonianze che abbiamo ci dimostrano che nei campi e poi sui posti di lavoro, quando dopo il marzo furono ridotti a condizione civile e costretti a lavorare, solo raramente vennero organizzati tentativi di resistenza aperta e le pesante e centrale rimase solo la lotta per la propria sopravvivenza. Ma la lotta per la sopravvivenza di per sé non configura, secondo me, una resistenza civile. Mi avvio a chiudere in cinque minuti, ma sono già a conclusione. Credo che quindi sia necessaria una definizione più stringente di resistenza civile per non farla coincidere con la lotta per la sopravvivenza, che oltretutto, va detto, non coinvolge solo ceti sociali o persone antifasciste, ma coinvolge anche ceti sociali e persone che sono magari vicine al fascismo, perché nelle condizioni date dagli ultimi mesi di guerra anche chi è filofascista è costretto a mettere in atto comportamenti di disubbidienza se vuole sopravvivere. Vorrei qui citare quelle che ritengo indicazioni preziose di Christopher Browning in un libro pubblicato nel 2011 dalla Terza, Lo storico e il testimone, il campo di lavoro nazista di Starakovsen. Browning, in un libro molto bello, a mio avviso dello stesso livello, se non addirittura più bello di quello più famoso, Uomini comuni, parla della liquidazione del ghetto ebraico di Viesnik il 27 ottobre del 42, nel corso del quale 60 ebrei furono uccisi subito, 4.000 furono mandati a Treblinka, ma 1.600 furono inviati in 3 campi di lavoro nella vicina Starakovice. Circa il 25% di coloro che stavano nel ghetto, invece della percentuale normale che per quella regione era del 5-10% di ebrei che si salvavano almeno provvisoriamente perché venivano mandati nei campi di lavoro. Di questi 1.600 ne sopravvivono 6-700, anche qui una percentuale piuttosto alta. A conclusione della sua analisi, Browning ritorna sul
dibattiti relativi alla reazione degli ebrei, caratterizzati in passato da quella che lui definisce la falsa dicotomia della resistenza e della passività. E sottolinea come per gli ebrei il termine resistenza abbia poi perso progressivamente il carattere esclusivo di resistenza armata, come quella più nota del ghetto di Varsavia, ma altri esempi vi sono, e venne, cito, ampliato a comprendere molte forme di iniziativa, autoaffermazione e opposizione ebraiche, caratterizzate dal termine amidà, che vuol dire prendere posizione contro, ad esempio contrabbando di cibo nel ghetto, attività culturali, educative, religiose o politiche, opera di medici, infermieri e educatori. Anche gran parte di questa attività Browning le ritrova nel ghetto di Eschwitz, nei campi di lavoro forzati di Starachovice. E però la sua conclusione è impietosa, e la vorrei citare. Fondamentalmente, i prigionieri ebrei sopravvissero mettendo denaro nelle tasche dei tedeschi, con un'opera capillare di corruzione che lì funzionò più che altrove, e proiettili nei loro fucili. Per sopravvivere, gli ebrei di Starachovice pagarono per essere ridotti in schiavitù, produssero per lo sforzo bellico tedesco e arricchirono i loro oppressori. Certo, dice Browning, così sopravvissero in una percentuale più alta, frustrando le intenzioni del regime nazista che voleva tutti gli ebrei scomparsi dalla faccia della terra. E però conclude, questo certamente non è indice di passività, ma neppure può essere definita resistenza o amidà. C'è bisogno di una terminologia diversa per descrivere la lotta per la sopravvivenza. E io credo che termini come ingegno, ingegnosità, adattabilità, perseveranza e sopportazione siano i più appropriati e corretti. E sono appunto, credo, indicazioni preziose che ci possono aiutare a una definizione più esatta di resistenza civile, senza scordarci mai che, come sottolinea anche Anna Bravo, così come la resistenza armata è stata e non poteva che essere scelta di una minoranza del popolo italiano, anche la resistenza civile è stata la scelta di una minoranza del popolo italiano. Vi ringrazio.